Troppo. E per troppo a lungo ci siamo limitati a identificare la nostra eccellenza personale e i valori della comunità con la mera accumulazione di beni materiali. Il prodotto interno lordo non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari. Il PIL non misura né la nostra arguzia, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra conoscenza, né la nostra compassione, né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Ma cos'è il PIL? Il PIL è la misura più usata per definire quanto un paese complessivamente produce. Più esattamente, il prodotto interno lordo di una nazione è dato dal valore totale dei beni e servizi prodotti in un certo intervallo di tempo, solitamente l'anno. Lo stesso Kuznets, l'inventore del concetto di PIL, avvertiva che il suo indice può misurare la variazione delle condizioni economiche complessive, ma non è una misura sufficiente per calcolare il benessere dei cittadini di un paese. Il PIL non distingue tra quantità e qualità della crescita, non ci dice né in che modo il reddito è distribuito all'interno della società e nemmeno misura il lavoro domestico o il volontariato, perché attività prodotte fuori dal mercato. Nel secondo dopoguerra il PIL è diventato l'indicatore universalmente riconosciuto della prosperità economica e, per associazione, del benessere di una nazione. Ma esiste una perfetta correlazione tra ricchezza e benessere? Gli economisti e i politici del XX secolo hanno fatto coincidere la crescita del PIL con la crescita del benessere e della felicità. Più il PIL cresce, più saremo ricchi, più saremo felici. Il paradosso di Easterlin, o paradosso della felicità, basato su studi empirici, sembra negare questo assunto. Questo grafico, da cui sono partiti molti degli studi sulla felicità, mette in relazione l'andamento del PIL pro capite negli Stati Uniti con quello della soddisfazione di vita dichiarata, dal secondo dopoguerra alla fine dello scorso secolo. Come si può osservare, il PIL pro capite aumenta progressivamente, ma la quota di persone che si dichiarano molto felici cresce fino a un certo livello, mentre oltre sembra diminuire. Il limite delle risorse, la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi sono stati tralasciati dai programmi economici che avevano come unico obiettivo la crescita economica. Nel 1987 la Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo per la prima volta tenta un'integrazione di questi concetti attraverso la definizione di sviluppo sostenibile. Uno sviluppo che soddisfi i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Non si tratta solo di una riflessione teorica, infatti la comunità internazionale ha preso il concetto di sviluppo sostenibile come riferimento per azioni concrete a livello mondiale, per conciliare sviluppo economico e ambiente. Nel 2015 l'ONU definirà obiettivi di sviluppo sostenibile validi per tutti i paesi del mondo. Il Forum Mondiale dell'OCSE del 2004 sul tema statistica, conoscenza e politica aveva posto il problema della misurazione del progresso della società. Nel 2007, con la Dichiarazione di Istanbul, firmata in occasione del secondo forum, le principali organizzazioni internazionali riconoscono la necessità di sviluppare indicatori del benessere sociale. Sempre nel 2007 la conferenza Oltre il PIL è il punto di partenza del dibattito politico europeo sulla necessità di spingersi oltre il concetto di prodotto interno lordo. Il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso conclude la conferenza dichiarando: «È tempo di andare oltre il PIL». Informazioni sulla qualità della vita e sulla sostenibilità dovranno integrare le misure macroeconomiche espresse dal PIL. Queste sono le conclusioni a cui nel 2009 giunge la Commissione sulla misura della performance dell'economia e del progresso sociale, presieduta dal premio Nobel Joseph Stiglitz.
Il benessere umano non deve essere associato esclusivamente al volume della produzione di beni e merci, ma deve essere letto come risultante di un insieme di fattori che riguardano anche l'istruzione, l'ambiente, la sanità e le relazioni sociali. Tra i primi paesi a intraprendere la strada di misurazioni alternative al PIL ci sono il Canada e l'Australia. Il Bhutan, un piccolo stato asiatico, nel 2010 ha rilasciato il suo Gross National Happiness Index, un indice a più dimensioni. Sono seguiti altri paesi come il Regno Unito, il Messico o le Filippine. Ecuador e Bolivia hanno inserito il Buen Vivir nelle loro costituzioni. L'Italia si inserisce in questo fermento internazionale con il progetto BES, nato da un'iniziativa del CNEL e dell'Istat, per misurare il benessere equo e sostenibile. La convinzione condivisa è che i parametri sui quali valutare il progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. Equità e sostenibilità sono aspetti imprescindibili per qualsiasi prospettiva di progresso. Ed ecco perché oggi proponiamo anche al nostro Paese di prendere a riferimento per valutare il proprio presente e progettare il proprio futuro quel concetto di benessere equo e sostenibile che all'OCSE proponemmo già nel 2009. Benessere di un paese è benessere sociale, un ambiente sano, studiare all'aria aperta, servizi che ti possano permettere studi ottimali, più opportunità, impegnarci in quello che vogliamo fare e avere la possibilità di farlo, quindi sì, il benessere è possibilità.